La dignità dell'essere umano e il suo sviluppo integrale sono profondamente connessi alla cura della terra e il pensiero che Papa Francesco e il patriarca ecumenico Bartolomeo I affidano al messaggio per la terza giornata mondiale di preghiera per il creato celebrata il 1° settembre. L'uomo, pensato come custode dell'ambiente naturale, ha perso strada facendo la sua vocazione, divenendo un padrone avido di profitti e di risorse. Perciò è necessaria un'inversione di rotta, cambiare il modo in cui ci relazioniamo con il mondo e abbracciare stili di vita semplici e solidali per il bene delle generazioni future e per tutti quei milioni di poveri che per primi subiscono le conseguenze disastrose dei cambiamenti climatici. Il cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. E perciò si parla pure della conversione ecologica, no? Si deve sapere cambiare un po' stile di vita. Proprio per fare questo, è vero tutto ciò che ha detto, no? Ecco, l'abuso del creato, delle risorse, eccetera, conduce un po' a esperienze negative. Vittime di queste cose sono sempre più poveri, perché non hanno i mezzi, le case sono mal costruite, eccetera, tutto è sempre così. Quindi, ecco, così è per questo che invochiamo sempre noi il senso di solidarietà. Di sapere che la cosa dell'ambiente diventa sempre un bene pubblico. Da Francesco e Bartolomeo arriva puntuale anche un monito alla responsabilità per chi occupa una posizione di rilievo in ambito politico, sociale, economico, perché presti ascolto al grido della terra e ai bisogni di chi è marginalizzato. Ma ancora una volta si mette l'accento sul ruolo fondamentale delle religioni per risanare le ferite inferte al creato e suscitare una risposta orientata alla pace e alla giustizia. Tale tematica è stata affrontata all'Expo 2017 di Astana, in Kazakistan, dedicato all'energia del futuro. Alla manifestazione era presente anche un padiglione della Santa Sede e lo stesso cardinale Turkson, che si è fatto promotore di una conferenza interreligiosa con ebrei, cristiani di varie confessioni e musulmani. Questa intuizione ha avuto Papa Francesco già nella redazione dell'enciclica Laudato Si, perché è un richiamo alla natura e il ruolo principale di religione per stimolare un pochettino i pensieri in questa direzione. E così facendo ha avuto modo anche di citare già l'iniziativa del patriarca Bartolomeo, della Chiesa orientale, che si è mossa anche in quella direzione. Addirittura è stato lui a chiamare l'abuso dell'ambiente un peccato. Ha presentato questo qui in termini proprio di peccato. Quindi peccato è sempre qualcosa morale, che riguarda, diciamo, decisione un po' delle persone. Quindi il ruolo di religione, perché religione in questo affare lì? Perché la natura rivela Dio a noi. La natura, il mondo creato, non è semplicemente il contesto della nostra vita, ma anche la rivelazione di Dio stesso a noi. Il cardinale Turkson mette l'accento sul bisogno di creare modelli solidali e sostenibili. È urgente, afferma poi, che l'uomo agisca non solo con soluzioni tecnologiche, ma con la scoperta e l'utilizzo di quella energia spirituale che vive dentro ciascuno di noi e che orienta al bene gesti, azioni e decisioni. Ancora il cardinale Turkson. Il contributo particolare che volevamo fare a questa Expo di far invitare la gente a pensare e riconoscere che l'energia stessa, la vera propria energia, sta dentro di tutti noi. Ciò che chiamiamo poi energia spirituale, no? Che dentro tutti noi c'è questa forza per il bene che dobbiamo cercare di realizzare. E poi noi diciamo che questa forza per bene, questa energia spirituale dentro di noi è nutrito nei diverse situazioni dove cerchiamo di legarci con il Dio, autore di questa energia, in preghiera, in meditazione. E poi abbiamo cercato di dare esempi. Madre Teresa dice che nella meditazione e nella preghiera si scopre il modo migliore di servire. Mai lasciare le risorse energetiche in balia della speculazione, mai permettere che diventino fonte di conflitto, ammonisce il Papa nel messaggio inviato successivamente all'Expo di Astana, auspicando che l'energia venga piuttosto messa al servizio di ciò che ci rende migliori. Ciascuno, conclude, scopra nella propria fede le motivazioni e il coraggio di agire per il bene dell'intera famiglia umana.